Vedi dov'era? È questa macchia scura qua. Significa che era qui. Capisci? Considera che tu apri. Ho finito. E che mi ha fatto? Ho fatto l'estrazione, durato un attimo. E un'otturazione complessa, che è durata 3 quarti d'ora, mi ha messo 100.000 cose nella bocca, mi ha tirato questo, mi era arrivato qua sotto. E non riusciva neanche a otturare, cioè, perché proprio era dietro, era il dente dietro. Poi alla fine, quando ha finito, un'oretta c'è stato a fare tutto, io ho chiuso la bocca, toccava il dente, ora non posso aprire questo che ho qua sotto, questo del giudizio che ho qua sotto, toccava questo tac, perché non ho la chiusura perfetta, e quindi avevamo finito, mi sono dovuto risedere e me l'ha limato, mi ha limato quello di sopra. E mi ha limato quello di sopra, perché ha lavorato questo qua. Mi sono i prezzi, 250 euro, un'estrazione, un'otturazione. Però chiudo bene, cioè, era obbligatorio, perché se no dice si mangiava tutto il dente. E andiamo avanti. Allo piccolo. Da super impare, anche super impere, super pere nei denti. Questo è tutto. Sono tutto rincoglio nutro, si può guidare con l'estrazione. Mamma mia. Logicamente vi ricordo, vi ho dimenticato una cosa, vi ricordo che è importante la collaborazione tra medico e paziente, perché sennò è inutile. Perché se io non mi fossi accorto che questo dente del giudizio che ho qua sotto, grosso, che è storto così, andava a toccare nella parte superiore, non facendomi chiudere la bocca, siccome non ho la bocca, ho la chiusura perfetta, me ne sarei andato a casa e non avrei potuto chiudere la bocca. Allora l'ho fermato, lui aveva finito. E questo è un racconto così per farvi capire un po' come funzionano le cose, anche se ognuno dal suo lato, degli illustri, o di un ragazzo bravo a fare il medico, il dentista, o di un paziente facoltoso che paga, non vogliono vedere l'altra parte, non è possibile, perché ognuno di noi, ognuno di voi è gonfio, è trofio di qualcosa. E allora, sto guidando mentre faccio il video, ma sono in una strada privata, mia pure, di famiglia. E allora, se io non mi fossi accorto di questo, fossi alzato, zitto, in questo caso i detti funzionano, una testa che non parla si chiama cucuzza. In alcuni casi funzionano un po' meno. L'occhio del padrone ingrassa il cavallo e il cavalletto pure, aggiungo io, mettetelo come scritto. Niente, se non me ne accorgevo io, me ne tornavo a casa col dente, anche se lui è molto bravo, diciamo. Allora ho dovuto fare tante prove con una cartina, fai di qua, fai di là, avanti e indietro, mi sono dovuto risedere e ha finito il suo lavoro. Vabbè, ognuno dovrebbe guardare un po' il proprio piuttosto che guardare solo l'altrui. Allora, Pippo.
and the peoples.